poi a fare la tinta ai capelli blu, quella di Lime Crime, che ho preso da poco. E faccio vedere qui nel video haul, vi lascio qui il video haul in cui faccio vedere insomma tutte le tinte che ho preso. E oggi voglio provare insieme a voi questa blu. E spero che funzioni, che come vedete ho bisogno comunque di fare la tinta e mi sono un po' stancata di questo colore marroncino, rossiccio, non si capisce bene perché com'è bello scolorito. E quindi oggi utilizzerò principalmente questa, che è la Blue Smoke, che ancora non ho, mi sto rendendo conto adesso che non ho ancora proprio aperto. Quindi sinceramente l'ho solo vista da fuori, così adesso la apriamo insieme. Però diciamo che proprio così pura ho paura ad utilizzarla. Magari la potrò utilizzare su alcune ciocche qui davanti, ma in genere diciamo che a parte che la voglio anche finire questa, perché l'ho quasi finita, la mischio a questo grigio che è Gargoyle. E questa è molto soft come tinta, non macchia nemmeno particolarmente le mani, la pelle, insomma è soft, però comunque crea un colore omogeneo in testa, e questo già è tanto visto che ho comunque una bella ricrescita, e smorza comunque un po' i colori. Adesso apriamo Blue Smoke, così giusto per vedere com'è. Ho paura, però ecco, faccio anche il video, perché così c'è proprio un disastro, la devo proprio aprire del tutto. Ci faccio anche il video, così magari se è un disastro non la comprate, se viene bene invece magari vi piace e la comprate anche voi. Io la prendo dal sito di Lime Crime. Allora, devo dire che comunque il colore non è male, perché come vedete è scuro, è molto molto scuro. Io avrei quasi voglia di metterlo così puro, però no, come primo diciamo prova puro lo metto solo sul ciuffo davanti. Dai, facciamo così, dietro su tutto il resto lo smorziamo con il grigio. Però intanto adesso come prima cosa faccio la doccia, lavo i capelli, li asciugo e poi lo applichiamo. Ok, fatto, la parte più noiosa è fatta, cioè il lavaggio e asciugatura, e infatti sono orrendi, e quindi adesso si passa invece alla parte più divertente, quindi l'applicazione. Allora, io quindi il blu io mi lancio, perché comunque lo vedo scuro, quindi non so. Poi c'è, sulla confezione c'è scritto full coverage, quindi dovrebbe essere un colore pieno. Io voglio osare di metterlo su tutto il ciuffo. Sì, sì, ho deciso che io tutto il ciuffo lo voglio blu. Quindi adesso mettiamo avanti e quasi quasi... vado a letto così, domattina mi ripettino così e vado al lavoro così, perché sono veramente bellissimi. Va bene, e quindi niente, prendiamo il nostro Blue Smoke. Allora, adesso prendo intanto questo che era rimasto sul tappo, che incurante, senza fare prove, io lo applico, non importa. Sì, ormai ho deciso, lo applico, ma è proprio tipo un blu veramente scuro, tipo quasi petrolio, e mi piace veramente, devo dire, tantissimo. E sono curiosissima di vedere l'effetto al sole, comunque all'aperto, perché sicuramente qui in casa con le luci non si capirà un tubo. Ma io stessa non capirò un tubo, figuriamoci voi con la videocamera, non capirete niente. Quindi vediamo un po' se comunque domani la giornata sarà un po' decente, se non pioverà come ha piovuto poi tutt'oggi. Quindi se ci sarà un po' di sole riuscirò a farvi vedere magari una clip, una foto, comunque a fine video l'effetto alla luce del sole. E io sono curiosissima. Diciamo che il ciuffo l'ho fatto, e sì, questa diciamo è la parte più divertente. Che spettacolo! Quindi questo l'abbiamo fatto. Adesso invece per il resto dei capelli mischio. Allora, togliamo i guanti, perché io giustamente
prima di mettere i guanti non ho aperto il grigio, quindi lo apro adesso. Io ho sempre dietro questo gatto nei miei video che mi fa un effetto strano in testa. Comunque è un porta tea light di Yankee Candle, che era uscito forse 2 anni fa o anche più, non lo so, per Halloween, e io l'ho messo lì perché comunque mi piace lì sopra il gatto nero, non l'ho mai usato. Andiamo avanti che è meglio. Quindi mi sono già macchiata, non fa niente, e io quindi direi di mettere in questa, nel coperchio del blu, io direi di mettere un pochino di blu che è denso tantissimo. Ci sono quelli che sono un po' più liquidi e quelli che sono un po' meno liquidi, ho visto di colori. Questo è bello denso, quindi mettiamo un po', tanto a me non è che proprio me ne serve tantissimo perché comunque i miei capelli sono molto corti, e il grigio che invece è bello liquido. Andiamo un po' a smorzare il blu. Sì, mi sento come tipo un piccolo chimico che mischia colori, mischia cose, incurante del risultato. Quindi praticamente questo grigio non gli ha fatto niente, però vabbè, adesso io applico il tutto al resto dei capelli. Comunque dovrebbe essere un pochino più smorzato, e quindi niente. Mi dicevo, allora, ora io dovrò aspettare un paio d'ore, voglio insomma aspettare un paio d'ore, solo lascio sempre in posa un paio d'ore, perché comunque queste tinte non hanno un tempo di posa predefinito, perché comunque essendo naturali, sono vegane, non hanno appunto un tempo di posa fisso, insomma più si tiene ovviamente e più il colore prende. E quindi io queste 2 ore mi sistemerò le unghie, quindi farò un po' di manicure, metterò lo smalto e finirò anche di vedere un film che ho iniziato a vedere veramente stamattina mentre mi preparavo per uscire con l'iPad in bagno. Io adoro portare l'iPad in bagno e guardarmi le mie cose, perché comunque durante il giorno di stare a casa a vedere le cose ho poco tempo. L'unico tempo che ho a disposizione per seguire qualcosa in TV è quando stiro, però ci sono alcune cose che non mi piace seguirle mentre stiro, perché comunque mentre stiro non sto tanto fissa a guardare, quindi più che altro magari ascolto la storia, le cose, però difficilmente riesco a vedere proprio bene bene. Insomma, stamattina mentre mi preparavo ho iniziato a vedere un film che è un thriller e mi sta piacendo. Infatti adesso mentre metterò lo smalto finirò di vedere questo film, che si chiama La cura dal benessere. Diciamo, è un film un po' anche di riflessione, perché comunque parla di una casa di cura molto misteriosa in Svizzera, dove praticamente vanno tutti personaggi magari importanti, comunque ricchi, che hanno bisogno comunque di staccare dalla vita quotidiana e tutto quanto, però è un posto un po' misterioso, un po' inquietante, e quindi niente, voglio finire di vedere questo film e quindi noi niente, ci rivediamo tra un paio di ore. Ma secondo me comunque, anche se dovesse prendere questo colore, non dovrebbe essere proprio blu elettrico, ecco. E quindi niente, adesso vado a fare le mie cose, ci vediamo tra 2 ore e vediamo che succede. Ciao! Siete pronti a vedere se ho combinato un disastro oppure no? Allora, secondo me no. Allora, aspetto domattina ovviamente, perché adesso sono le 11:12 di sera, aspetto domattina per fare diciamo una foto o comunque un video con la luce del giorno. Però secondo me di fatto tanto blu non saranno, perché comunque almeno adesso con le luci del bagno blu non sono. Sono non neri ma un grigio scuro, probabilmente saranno comunque alla luce del sole dei riflessi blu, ma comunque
non sono blu, almeno in un luogo chiuso. E io quindi direi che sono anche abbastanza soddisfatta, perché la ricrescita marrone è stata coperta tutta, anche il rosso è stato coperto, e che resiste, quel rosso lì resiste a ogni cosa, vedo che c'è sempre, passa il tempo e quello c'è sempre, quindi secondo me, ora sono ancora un pochino umidi, però insomma, secondo me ci possiamo stare, non è una cosa sconvolgente, però la differenza rispetto a prima e adesso si vede per quanto sia, è un colore più omogeneo, quindi la copertura secondo me è veramente full, anche perché comunque avevo la ricrescita marrone, avevo un po' di capelli grigi, con il grigio insomma questo scuro, le ciocche un po' qui davanti, soprattutto rosse, quindi cioè di colori ce n'erano in testa, anche se scoloriti però ce n'erano, e li ha coperti tutti, almeno a vederlo così. E quindi niente, noi ci vediamo domattina per vedere come sono alla luce del giorno, e casomai mi infilo un cappello e starò con quello tutto il giorno, non lo so, male che va, domani sera rifarò una tinta grigia, più o meno copro il disastro, però io non credo assolutamente che sia un disastro, è comunque anche appunto a vederlo, ora a vederlo da qui sì, è blu, però avete visto che comunque aperto è comunque un blu molto molto scuro, quindi il risultato secondo me, considerando che io non ho i capelli decolorati, che avevo mille colori, avevo quindi il mio colore comunque anche più sulle crescite naturali, il suo lavoro di copertura l'ha fatto, e quindi a domani. Io quindi adesso vi auguro buonanotte e ci rivediamo domattina. E niente, questo è il risultato, e non lo so, allora a me non dispiace, nel senso che, allora, a parte che oggi vabbè il tempo è uggioso, non c'è proprio un grandissimo sole, però in generale diciamo l'effetto non è che proprio mi dispiace, però dire che io ho i capelli blu non si può dire, vi assicuro che anche fuori comunque con la luce del sole un po' più diretta, per quanto oggi appunto il sole non c'è, non ci sono riflessi blu per niente, è però un colore comunque strano, è un po' un'antracite, insomma un grigio scurissimo, quindi boh, non so, a me alla fine non dispiace, perché comunque la differenza tra il prima e il dopo ce l'ho, mi dovrò fare una ragione che io i capelli blu non li avrò mai, perché se vi ricordate anche con il colorista il tentativo fallì miseramente, ma lì proprio non c'era nessuna forma di copertura, almeno qui qualcosa comunque di diverso c'è, e quindi io non lo definirei proprio un fail, un fallimento totale di questa tinta, certo l'effetto poteva essere un pochino più vistoso, però insomma vabbè, forse dipende anche dal colore base, no, dei capelli che da cui si parte. E quindi se qualcuno di voi comunque l'ha provato, ci si è trovata bene, ha avuto buoni risultati, ce lo faccia sapere. Io vabbè, comunque alla fine sono comunque soddisfatta, non mi dispiace. I capelli comunque sono morbidi ogni volta che faccio queste tinte, perché sono anche nutrienti e sono anche abbastanza lucenti, come vedete, insomma, nonostante l'umidità, le cose. Alla fine a me comunque il risultato non dispiace. Fatemi sapere se anche a voi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!